Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa è la settimana dedicata a Natale, ma in particolar modo ai calendari dell'Avvento, e quindi oggi andremo a realizzare un altro calendario dell'Avvento. Fatemi sapere sotto nei commenti a cosa vorreste dedicare come argomento di Natale la prossima settimana, quindi ditemi la prossima settimana che argomento volete vedere nei video. Prima di iniziare con il progettino di oggi, però, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, quello che avevo pensato per il calendario di oggi era quello di utilizzare questo cartoncino come pannello di base, creare una decorazione nella parte superiore e poi realizzare tutti i numeri dall'1 al 25 nella parte inferiore, e poi andare a realizzare quello che poi sarà l'indicatore, insomma, del giorno, indicatore che andremo a spostare giorno per giorno, insomma. Direi di utilizzare il primo un quarto di foglio circa, un quarto del mio cartoncino, per realizzare la decorazione superiore, e io avevo pensato di utilizzare dei rami di pino con delle bacche rosse, insomma, molto tradizionale natalizio, con magari un po' di neve, qualche glitter, non lo so, adesso andremo a vedere in corso d'opera. E poi gli altri tre quarti andarli ad utilizzare per realizzare i numeri, appunto, del calendario. Detto questo, per regolarmi con le misure vado a realizzare dei segni con la matita, proprio come nel modo in cui vi ho spiegato adesso. Allora, io, per essere più precisa possibile, utilizzo il righello, ma potete fare anche a occhio, ma non deve essere nulla di troppo preciso e geometrico. Dunque, io ho realizzato dei segni che mi servono indicativamente per riuscire a realizzare il disegno abbastanza in modo regolare, ma ovviamente non è necessario, potete essere precisi come fare un po' occhio, insomma. Il risultato secondo me verrà bene uguale. Allora, io partirei con la decorazione da realizzare qui sulla parte superiore del mio calendario. Cerco un pochino una disposizione che mi possa piacere. Come decorazioni ho scelto il l'agrifoglio e una stella di Natale dorata e alcune palline dorate. Adesso vediamo se riesco a mettere tutto. Aggiungo anche qualche altro fiorellino perché così è troppo vuoto. Allora, vado ad incollare tutto più o meno così come l'ho sistemato. Parto con la decorazione centrale. Là. Continuo con i fiorellini più piccoli. Ok, questo è il risultato della decorazione finale. Adesso vado a realizzare il calendario vero e proprio, quindi vado a disegnare i numeri. Ecco qua, realizzato tutto il calendario. Ora vado a cancellare tutti i segni con la matita che ho fatto prima. E a questo punto vado a realizzare la coroncina. Dunque, ho preso un po' di cose a caso perché devo riuscire a realizzare una piccola coroncina di Natale che poi andrò a decorare con ancora palline dorate e rosse per riprendere un po' il tema che c'è sulla decorazione in alto. E la grandezza deve essere circa grande come questo vasetto, quindi utilizzerò questo vasetto come linea guida. Quindi mettiamo un attimo da parte il calendario e proviamo a realizzare questo cerchio. Allora, io ho pensato di utilizzare del fil di ferro verde. Allora,
vado ad arrotolare il filo attorno al vasetto. In questo modo creo la base della mia coroncina. Arrotolo le due estremità intorno al filo in modo da fissare il cerchio. Allora, ho realizzato il cerchietto, adesso vado a passarci sopra dei pezzi di pino in modo da ricoprire il filo di ferro. Allora, passiamolo all'interno e all'esterno, poi di nuovo all'interno, in modo da ricoprire il cerchio. Allora, coroncina completata. Prima vado a spuntargli un po' la parte interna in modo che si riesca a leggere il numero. Un po', non troppo, perché altrimenti poi si vede il filo di ferro e non avrebbe senso tutto ciò. Ora vado a decorare la corona con queste palline rosse e dato che hanno il filo di ferro non serve incollarle, ma basta che ce le attorciglio intorno alla coroncina . Poi vado a prendere altre palline. E le appiccico. Ok. Coroncina finita e sì, mi piace, quindi direi di tenerla così. E niente, adesso devo trovare il sistema per appendere questa coroncina sui vari numeri. E pensavo di attaccarci delle puntine. A questo punto ho deciso di procedere in questo modo. Sono sprovvista di puntine, quindi se ci avete quelle tanto meglio. E quindi li vado a sostituire con dei chiodini, ma più o meno il concetto è identico. Quindi vado a versare una goccia di colla per fissare il chiodo in modo che non si stacchi poi. Lo vado ad inserire nel cartoncino e poi lo decoro con un diamantino, quindi un po' di colla nella capocchia e appiccico sopra il diamantino. Dunque, ultimo passaggio e poi abbiamo finito, vado a cancellarmi con la gomma tutti i segni che mi ero fatto, ovviamente io che ho deciso di farli, se voi avete fatto a occhio meglio ancora. Come ultimo dettaglio ho pensato di aggiungere dei nastrini e realizzare quindi una cornice. Ok, basta così, non ci faccio null'altro, soltanto il filo per appenderlo. Ed ecco qui il progettino finito, il calendario dell'avvento adesso è completo. Sono molto contenta del risultato finale, fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, come è venuto. Questo qui è appunto quello che indicherà i giorni che mancano per arrivare a Natale, potete iniziare dal 24
e arrivare verso l'1, oppure il contrario, insomma, come preferite. Le opzioni per personalizzarle sono infinite, io ovviamente vi ho dato la mia versione, ma aspetto di vedere anche le vostre. E niente, io appendo la mia coroncina sul numero 1 e dal 1° dicembre incomincerò a spostare, insomma, la mia coroncina. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video per supportarmi e anche per farmi sapere se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!